Benvenuta Paola Romina, giusto? Sì, Paola, Paola. Paola, non Paola, Paola. italiano Paola, Paola. dall'Ecuador con furore, qua l'intervista sul divano per raccontarci un po' delle sue cose musicali, che porti un po' di spagnolo, perché sono tutte, si balla, si canta, così. Come hai cominciato questa avventura, prima di arrivare alle ultimissime cose, quando hai cominciato a cantare? Allora, io ho iniziato a cantare veramente quando ero piccolina, quindi quando avevo più o meno 5-6 anni, quando iniziavo a fare le prime, appunto, esperienze anche alle elementari, quando ero veramente piccola. E poi c'è da dire che comunque la famiglia da parte di mia mamma sono tutti musicisti, quindi sono proprio cresciuto in questo ambiente musicale fin da subito. E insomma mi ha aiutato tanto perché comunque anche durante le feste natalizie ci esibivamo, facevamo un sacco di cose. E quando mi sono trasferita qua in Italia, quindi quando avevo appunto 7 anni, sono cresciuta, ai 13 ho proprio iniziato a studiare canto, perché da lì ho deciso proprio che volevo che fosse la mia professione. Però balli anche, ho visto che ti piace anche muoverti, ma hai fatto anche danza oppure è una passione che... Allora, diciamo che ho studiato un po' di anni fa, comunque ho studiato un po' di anni fa, quando appunto ero alle medie, ho fatto 1 anno, 2 anni forse di pop, ma poi comunque c'è anche una cosa mia che mi piace, qualcosa che abbiamo nel sangue. Come milanesi passiamo tutto il tempo a cantare e ballare. Esatto, vabbè, in Latino America comunque si balla tantissimo, quindi è una cosa Nasci che, ballando. esatto, ti insegnano veramente fin da piccoli a ballare, a stare in mezzo alla musica, salsa, bachata, tutte queste canzoni, insomma, su Tutto questo quello che è genere. Latino America. Senti, ma la comunità latinoamericana qua ti supporta, ti aiuta o siete un po' sfilacciati? Ecuadoregni non siete pochi, però, eh. Allora, c'è Mai come un peruviani, po'... però. Esatto, no, allora, questa è una cosa, una bella domanda, perché io ho notato invece che tra ecuadoregni c'è ancora questa cosa dove non si apprezza tanto il talento nazionale, dove a prescindere se sei ecuadoregno e sei nato in Ecuador, gli altri ecuadoregni che ti vedono qua in Italia dicono: ma un ecuadoregno non sarà mai come una ragazza colombiana, o un ecuadoregno non sarà mai come una ragazza venezuelana. E invece sono appunto, cioè secondo me sono degli stereotipi un po' che Beh, hanno ovviamente, in ovviamente. testa le Qui si dice persone. in Italia, si dice nessuno è profeta in patria, anche in Ecuador nessuno è profeta in patria. Esatto, sì, ho notato tanto questa cosa, infatti anche ad esempio mi supportano moltissimo in Colombia, in Cile, in Venezuela, Meno che in Ecuador, ma com'è e in possibile? Ecuador mi apprezzano tantissimo nel mio stesso paese. Nel mio Ok. stesso paese è bellissimo perché comunque le persone che vivono in quel paese apprezzano il talento nazionale, invece non so, quelli che emigrano proprio, che vivono qua in Italia è una cosa diversa. Ovviamente non tutti, ho tantissimi fan anche ecuadoregni, ma vedo che c'è molta più, ad esempio, ne ho più colombiani, di Cile e italiani soprattutto, che è una cosa che mi fa tanto effetto. Beh, il tuo genere in Italia va molto di moda, quindi insomma, non è che è così difficile farsi apprezzare. Di che cosa parlano le tue canzoni? Che cosa metti dentro nella tua musica? Allora, io nel mio EP parlo tanto della forza di una donna forte, sicura di sé, emancipata, che non ha paura di dire ciò che pensa, quindi lo dice proprio Uè, bello, apertamente. guardami negli occhi, Ah. c'ho da dirti Sì, qualcosa. giusto così. Ed è una cosa che veramente io lo faccio anche proprio nella quotidianità, quindi canto e scrivo tutto quello che sono e tutto quello che penso. Parlo anche di temi come ad esempio l'uguaglianza culturale, come ad esempio In Guai, che è il mio ultimissimo singolo, dove parlo proprio delle differenze, di quanto alla fine nella mentalità di alcune persone c'è ancora questo muro che li frena a pensare che appunto proprio perché proveniamo da paesi diversi bisogna trattarci in un modo, bisogna comportarsi in un certo modo e non capiscono che alla fine effettivamente siamo tutti uguali. Infatti io all'interno di questo singolo proprio anche come mi esprimo, parlo in un linguaggio dove metto anche nel mio linguaggio proprio delle parole specifiche e tipiche del paese stesso. Ad esempio, chamo si utilizza in Venezuela per dire ragazzo, oppure ad esempio brother si utilizza anche da me, quindi per dire oh bro, cose del genere anche in Italia, oppure Sì. dico doppi sensi, ad esempio nel senso tricolore, mi piace il tricolore è sia la mia bandiera ma anche la bandiera italiana.
cerco di includere Il proprio. color me lo ricordo, l'avevo Sì, notato. Volevo includo infatti veramente. chiedertelo perché il tricolore. Sì, il tricolore Il sia tricolore dell'Ecuador, che colori sono? è giallo, blu e rosso, Giallo, blu e rosso, con ok. lo scuro Colore in mezzo, primario. sì. E anche quindi l'Italia, tricolore, Beh. penso di appartenere proprio a questi due Com'è paesi. stato il salto culturale di arrivare in Italia? Insomma, sei arrivata a 7 anni, che è un'età, eri proprio bambina bambina, quindi per certi aspetti più facile, forse tua mamma ha Sì, fatto più fatica di te. sì, sì, sì. Com'è stato quel salto culturale? Come sei trovata in Italia? Come ti hanno accolta? Allora, ti devo dire, all'inizio non è stato per niente facile, perché io comunque ho vissuto tanto il cambio anche di quello che di quello che avevo intorno. In Ecuador io abituata che uscivo di casa e c'era il parco, gli alberi, tutto verde, il sole, il caldo, la spiaggia. Invece io sono arrivata qua in Italia proprio nel mese di ottobre, no, novembre, Quindi quindi per era, cos'è, otoigno? Sì, autunno. autunno. Era proprio autunno e quindi vedevo questi alberi secchi, senza Dove foglie. mi hanno portata? Esatto, io vedevo questo freddo, che non sono abituata al freddo, non ero abituata al freddo, questi alberi spogli. Poi comunque vedevo anche che non c'erano così tanti stranieri nel 2006 come ce ne sono adesso. Quindi anche a scuola io e un'altra persona, eravamo le due ragazze, le due bambine comunque straniere in tutta la scuola, e ce n'erano altri russi, ma era difficile trovare proprio latinoamericani in Italia. E Sì, magari nelle quindi grosse città è un po' più facile, ma. sì, beh, io sono arrivata a Milano, ma veramente di latinoamericane eravamo in due, quindi una peruviana e io un'ecuadoregna. Miseria. Sì, eravamo Siete pochissimi. anche sfortunata perché, insomma, ormai Milano è una città. No, certo, però nel 2006 non c'era così tanta immigrazione come adesso. Adesso veramente è una Adesso è normale. multicultura l'Italia. Però comunque anche lì è stato un po' difficile perché mi sentivo veramente un po' diversa comunque dagli altri bambini, non sapevo parlare l'italiano, quindi ho dovuto impararlo nel Più migliore, velocemente possibile. esatto, più velocemente possibile, e l'ho imparato comunque in 3 mesi, quindi sono stata anche È fortunata. bello di essere piccoli per questo aspetto. Che cosa ti sei portata invece? Cosa ti porti dell'Italia nella tua musica? Cioè, cosa ti ha ispirato? Se c'è qualcosa. Sì, beh, la musica elettronica. Io ricordo che quando avevo 16 anni, 17, ascoltavo un sacco di musica elettronica e andava tantissimo David Guetta, Calvin Harris, e io proprio ascoltavo questa musica dalla mattina alla sera. E questo genere qua, quindi suoni elettronici, suoni computerizzati, hanno influenzato tanto nella mia musica e infatti. Ad esempio, inizialmente ho fatto Vamos a Bailar. Vamos a Bailar è il mio vecchio album dove lì si sente la vera e propria influenza elettronica che l'Europa ha avuto su di me. Invece poi, pian piano crescendo, diciamo che ci sono delle piccolezze, delle sfumature che ancora si sentono cioè della musica da dove l'ascoltavo, insomma, cioè della musica che ascoltavo io. Senti, gli amici che hai intorno come vedono questa tua carriera? Ti supportano? C'è anche un po' di invidia? Come funziona? No, beh, invidia no, perché Quindi sei comunque. fortunata. Sì. Invidia no, perché comunque, anzi, mi dicono: sei fortunata, uno, di essere nata comunque con questo dono, di cantare, di essere spigliata, di esibirti, di essere sempre bella carica ovunque io vada. E mi supportano tanto dall'inizio. Ci sono certe persone che veramente mi hanno vista proprio iniziare. E mi hanno vista anche addirittura aprire, come quest'anno, concerti importanti, quindi cioè, mi spingono ad andare avanti, mi spingono proprio a non fermarmi, loro e anche le persone che mi seguono, che mi scrivono sempre, mi dicono: Paola, mi raccomando, non fermarti perché so che il tuo momento arriverà, io sarò sempre a supportarti, le tue canzoni mi piacciono, hai talento, Carini. quindi è bello Sei comunque. circondata da gente che ti vuole bene. Beh, Sì, vuol dire che hai seminato assolutamente. bene anche, Sì, no? ovviamente non è tutto bello così, Vabbè. però nel senso, la maggior parte delle persone E il tuo sì. gruppo di lavoro, come lavori i tuoi pezzi? Come li arrangi? Come li pensi? Come si scrivono? Allora, io lavoro al Massive Arts, che è Anche tu, sì? uno studio di Milano, Conosco. e le mie canzoni partono da. All'inizio le scrivevo interamente, nel senso che io pensavo alla canzone e poi facevamo una base sulla canzone che avevo scritto. Poi adesso invece facciamo il contrario, nel senso che mi inviano una base che Che io ti ispira comunque, per scrivere. esatto,
una base che dico, senti, vorrei una base così, con questo, gli do un po' di riferimenti, un po' di suoni, un po' e il mio produttore riesce veramente a capire, perché ormai fa musica con me da quando ho 16 anni, ormai lui riesce a capire tutti i miei gusti, io ho 22, quindi, insomma, riesce a capire tutti i miei gusti, mi capisce fin da Da quando eri subito. giovanissima, tantissimi anni fa, Quando ero no? proprio giovanissima, adesso sono vecchia, quindi... Lei dice così, voi non la vedete come inquadrata, ma è arrivata con la mamma sembra sua sorella, quindi se ha 22 anni adesso, già forse te ne davo 15 o 16, quando ne avrai 40-50 te ne darò ancora 25, Esatto, meno forse. male, dai, sono Beh, è una contenta. fortuna, no? Sì. È qualcosa di legato all'alimentazione, tu mangiate qualcosa di particolare a casa? No, non penso, penso sia proprio Fortuna genetica. Sì, genetica. È genetica. facile trovare dei posti dove fare la tua musica qua in giro, anche perché, vabbè, Festival Latino, ok, e poi. Allora, è difficile in verità trovare dei posti latinoamericani che non siano discoteche. Le discoteche qua a Milano comunque sono un po' chiuse a volte, nel senso che vogliono grandi eventi, vogliono persone già conosciute, vogliono artisti già comunque che abbiano una determinata carriera, quindi per gli artisti emergenti è un po' più difficile. Sì, ma uno un artista che ha Però già nomi e cose mica va a fare in una piccola discoteca, si affitta al ovvio, forum, cioè non li capisco molto. ovvio, ovvio. E infatti però io sono contenta comunque di quello che ho fatto perché oltre vero al Festival Latinoamericano che è uno degli eventi più importanti, domenica 22 sarò al The Club, di Milano e per me sarà veramente un onore. The Club Diciamo, o Time domenica 22 Club? del 2019, Del perché 2019, Time Club, se vedete questa esatto. intervista fra 1, 2, 3 anni, perché se l'Inter sta avanti 100 anni, sappiate di non andare al The Club perché non è detto che ci sia. Esatto, no. Sarà già Informatevi. passato, magari. Sarà già, sicuramente sarà già passato. Se, e Esatto. invece, proprio a questo proposito, tutta la tua parte invece social, dove ti trovano, come, che rapporto hai con i social, ti diverte, lo fai perché devi, lo fai perché ti diverti? Allora, il problema è questo, che io lo faccio proprio perché mi piace e proprio quando non ho voglia non lo faccio, No, perché ma piuttosto che pubblicare qualcosa che io sia forzato, obbligato, no, no. Beh. forzato, non ha lo stesso risultato di quando tu hai Certamente le cose che voglia. funzionano le vedi quando sono Esatto, spontanee. quindi magari è proprio per questo, io pubblico, parlo, faccio video perché ho voglia di farlo, perché mi piace farlo e perché mi piace stare a contatto con le persone che mi seguono e non perché mi sento obbligata assolutamente. Poi io adoro comunque Instagram, io adoro Facebook. Facebook, beh Facebook non lo uso tanto quanto Instagram, Instagram è proprio la mia piattaforma preferita dove seguo i miei artisti preferiti, sono sempre aggiornata di Billboards, Awards e poi insomma di tutto e quindi io sì, faccio un sacco di cose ma perché voglio io. Senti, ma nella scena qui in giro, Milano, dintorni, c'è qualche artista che ti interessa, ti piacerebbe fare dei featuring, delle collaborazioni? E oggi il featuring è una forma di incontro interessante, spesso genera anche delle cose molto interessanti. Certo, ma di Milano, di artisti di Milano, ho scoperto da pochissimo questa artista che non è proprio del mio genere, che si chiama Da Supreme, che per me cioè, ha lanciato un album che veramente è bellissimo e io che non ascolto quel genere di musica, con questo album è riuscito veramente a prendere, a inserirmi comunque nel suo mondo e io sono riuscita a capire tutto quello che diceva, i suoni mi piacevano un sacco e lui secondo me è diverso da molti altri artisti che ci sono ora. È Giovane giovanissimo, tra l'altro, ha 17-18 anni davvero. e sì, Tu che sei così Io anziana, ormai ormai sono una vecchia, donna con tanta quindi esperienza. sono troppo vecchia, però no, nel Sei senso, una MILF per lui, cioè. esatto, purtroppo così. No, ma lui veramente è un ragazzo che ha tantissimo talento e il suo album veramente lo ascolto 24 ore su 24 in questo periodo. Quindi diciamo questo, qualche donna che ti interesserebbe, con cui ti sarebbe collaborare, che ti sta simpatica? Qualche donna, C'è qualche però ragazza? di latinoamericane ci sono ragazze, ad esempio, ovviamente io adesso ti parlo di cose, uff, ma una delle mie artiste veramente con cui vorrei davvero fare un featuring è con Karol G. Karol G e anche Nati Natasha sono delle artiste che io ammiro tantissimo per quello che fanno e anche per la loro storia, perché alla fine sono veramente partite da zero, e come molti altri artisti ovviamente. Però io le ammiro davvero tanto e spero un giorno veramente di riuscire a fare un featuring con loro. Chi è la persona alla quale fai ascoltare il pezzo appena finito? Da chi è che corri?
dai genitori. Sì. Alla fine sono i più. Sì. Ti fidi. No, e chi è più critico dei due? Chi è quello più professionale? Oppure hanno una. Ah, tutti e due. Tutti e due dicono: guarda, secondo me manca questo. Oppure, ma perché succede? Cioè, perché sento questa cosa? Anche perché la mamma è la musicista. Mio padre, invece, è il mio manager. Ah, vedi, quindi tutto, tutto insieme. Senti, in bocca al lupo. Sì. A presto e soprattutto dal vivo. A Grazie Milano. Mille. Ciao, ciao. Crepi.